Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono 231 minuti in questo istante, sempre in diretta su Milano All News. Quest'oggi parliamo di un evento che ci sarà nelle prossime settimane qui a Milano. Parliamo di un continente molto, di un paese molto lontano da noi, ma che è sempre più vicino e che entra sempre anche di più a far parte della nostra cultura, e ovviamente entra anche magari a volte in maniera un po' sbagliata. Oggi cercheremo anche di sfatare un po' i miti che ci sono su questo lontano paese che è il Giappone, tanto da chiederci quasi ormai se il piatto tipico milanese, ad esempio, sia rimasta la cotoletta e il riso giallo, oppure, come dicono alcuni, il sushi. E lo facciamo con due ragazzi che sono venuti a trovarci, Gianluca Quadri e Lucrezia Tornaghi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Grazie di essere qui, dell'associazione Giappone in Italia, giusto? Esattamente. Esatto. Gianluca è responsabile eventi appunto per questa associazione, e Lucrezia è responsabile della comunicazione appunto di Giappone in Italia. Allora chiedo a te, visto che so, sei quella che è responsabile di comunicare al meglio, cosa siete e appunto cos'è Giappone in Italia e come nasce? Certo, Giappone in Italia è un'associazione culturale no profit che è nata poco più di 10 anni fa per promuovere la cultura autentica giapponese sul territorio italiano. E già hai detto una parola interessante, autentica. Sì. Perché vuol dire che ci sono delle mistificazioni, vuol dire. Ci sono un sacco di luoghi comuni. Allora, dopo cerchiamo anche di smontare qualcuno. Sì. Questa associazione appunto nasce quindi per cercare di portare appunto la tradizione autentica in Italia. Come è nata e perché come è nata? Dunque, appunto, nasce dalla passione di tre italiani. In realtà la cosa può sembrare assurda, perché in realtà tantissimi che ci contattano pensano che noi siamo una, in qualche modo, dislocazione del consolato o comunque una qualche associazione diplomatica. In realtà quasi tutti i membri del team sono italiani, ci sono stati dei collaboratori giapponesi di quando in quando, però principalmente sono italiani, e i tre soci fondatori erano appunto italiani, tutti e tre molto appassionati di Giappone in varie sfere, chi le arti marziali, chi la cerimonia del tè. Oggi di questi tre membri è rimasto all'interno dell'associazione uno solo, il nostro attuale presidente Alberto Moro, che è appunto maestro di cerimonia del tè e che pratica da più di 25 anni ormai, quindi tantissimo. Caposaldo dell'associazione. Maestro di cerimonia del tè, insomma, già capiamo che stiamo parlando veramente di un'associazione che appunto abbraccia un po' la cultura giapponese in tutte le sue facce, però sì, no? Diciamo, è una cultura davvero immensa. Basta, vastissima. Sì, sì, sì. Sicuramente è il nostro obiettivo, quindi, far arrivare al pubblico italiano quella che può essere la cultura tradizionale, quella antica possiamo dire, ma anche quella moderna, perché il Giappone si fa di questo, si fa di contraddizioni, si fa del tempio, si fa del negozio di Hello Kitty, per dire, quindi c'è questo dualismo che gioca tantissimo e che è sicuramente per noi anche molto interessante proprio. Vabbè, voi immagino che siete anche voi innamorati quindi del Giappone, chissà sì, da quanto, nel senso. Poi anzi, quali sono le caratteristiche che vi hanno appassionato di più appunto del Giappone? Che cosa vi ha stregato del Giappone? Beh, prima di tutto il cinema, forse. Il cinema è molto particolare, quello giapponese, sia dal punto di vista proprio cinema reale, effettivo, che quello animato. Cioè, pensiamo a Miyazaki, che è stato per me maestro d'infanzia per il cartone animato, però sicuramente ha segnato delle generazioni. Sì. Poi che dire, il cibo. Il cibo è la cosa che secondo me piace. Che è una cosa molto che va apparentemente in contrasto con il luogo comune milanese, che è la esatto, vita frenetica, sì, tutti di corsa, tutti. Il Giappone invece è un paese, diciamo, lento, nel senso dai tempi lenti. Oh. È una cosa che anche qui ci sono due facce, nel senso, la modernità è associata comunque alla frenesia, questa gente che tipo formichine che camminano per strada, veloci, e treni super veloci, però come Shinkansen, ecco, cioè, infatti uno magari ha questa immagine, esatto, invece dici, no, invece Giappone è, però è un Giappone dai, comunque la cosa che a me piace tantissimo è il fatto di aver saputo mantenere anche con la modernità dei tempi che sono tradizionalmente lenti. La cerimonia del tè, per esempio, è fatta di tempi lentissimi, di gesti proprio scanditi, che non sono la parte più importante, non è saper fare bene quel gesto, però ti dà una calma, una tranquillità che ovviamente
in qualche modo ti aiuta ad affrontare la frenesia invece dei tempi moderni, come diceva qualcuno una volta. Esatto. Gianluca, perché abbiamo invitato però oggi qui? Perché a breve, appunto, esatto, Giappone in Italia si mostra, diciamo, nel suo splendore. Mostrerà, esatto, il suo, sostanzialmente tutto l'impegno che ha messo nella festa del Giappone. Festa del Giappone che si tiene il 9 di giugno al Circolo Arci Magnolia, alle porte di Milano, al Parco dello Scalo. Un festival che andrà a toccare i vari punti della cultura giapponese. Noi appunto collaboriamo con i ragazzi del Magnolia per l'organizzazione, sia ovviamente culturale, quindi di contenuto, piuttosto che quella di cibo o di market. Noi appunto ci basiamo su quelli che sono gli aspetti culturali e abbiamo fatto forse una rivoluzione. Milano si fa anche di festival giapponesi. La cosa bella di questo, che lo differenzia sia dall'edizione passata che da tutte le altre, insomma, tutti gli altri festival, ce ne sono tantissimi che sanno di Giappone, diciamo. Esatto, è quella di abbiamo portato alcune novità che non riguardano più che altro la tradizione giapponese, bensì la modernità. Il gioca tutti quanti Mario Boss, mi stai dicendo? Potrebbe succedere, okay, potrebbe succedere. No, io in primis vorrei tanto okay farlo. Io no, appunto, diciamo, è molto interessante questa cosa, cioè, perché da un'associazione appunto che fa della tradizione invece un suo caposaldo, siete riusciti giustamente a dire, e forse anche tradizione che quella ormai, nel senso che appunto la parte più pop del Giappone è ormai tradizione. Esatto. Soprattutto quella, perché in realtà anche noi è il primo festival legato al Giappone che organizziamo in prima, okay, persona. Abbiamo avuto modo di partecipare a vario titolo, a edizioni passate di altre cose. Questa è la prima edizione di qualcosa che organizziamo noi e appunto ci si aspetta comunque dalle partecipazioni precedenti alcuni contenuti di Giappone in Italia, il kimono, queste cose qui, e la cerimonia del tè, che è un altro nostro punto forte. Qui ci siamo giocati il tutto per tutto. Esatto, ci delle carte. Ci saranno queste cose? Certo. Ci sono, ovviamente. Sarà, ma insomma, mettete giù anche la sua... Esatto, ci sono le cose tradizionali, la calligrafia, l'origami, le cose più tradizionali, ma due assi nella manica. Due assi nella manica. Adesso possiamo usare, allora, sì. Sì, sì, assolutamente, anche perché le potete trovare tranquillamente su tutti i social, okay, sui siti, quindi... un bel giorno eravamo in ufficio, guardo Lucrezia e dico: ma sai che potrebbe essere un'idea chiamare Marie Kondo? Non so se hai presente. Esatto, fenomeno presente, ormai globale, che ha avuto successo soprattutto grazie anche alla serie TV di Netflix. Ho detto: beh, proviamo, facciamo sta cavolata, ho detto, non, proviamoci. Allora sono andato sul sito, ho visto un po' come gestiva lei, tra virgolette, il suo impegno, insomma, come si muoveva attorno al mondo. Abbiamo scovato l'unica ambasciatrice certificata italiana del metodo con Mari, quindi colei che tranquillamente fa le veci di Marie Kondo. Lei ha seguito tutti i corsi. Io vi ringrazio per averla fatta qua, perché insomma sei un po' bella sentire in questo studio, credo, quindi vi ringrazio, grazie davvero. E beh, forse poteva fare qualcosa di positivo, però... già la serie Netflix aveva avuto la depressione. Davvero? Perché non siamo riusciti a farci nulla, quindi. E di conseguenza abbiamo contattata. Lei è una ragazza danese che però sta a Milano da ormai anni e anni e anni, mastica la lingua italiana perfettamente, mastica l'inglese perfettamente, anche un po' di giapponese, e allora l'abbiamo invitata. Abbiamo detto: perché non offrire al pubblico la possibilità, wow, finalmente, di capire come fare la valigia, che è praticamente l'incubo di tutti. Sì, 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 sì. Fare la valigia prima di partire la fai 4 ore prima di avere un volo. Come organizzare la borsetta della donna, quindi il famoso luogo comune della borsa con dentro di tutto. Di tutto. O banalmente come riordinare casa. Esatto. Perché la cosa che noi vogliamo portare, cioè noi possiamo... Traslocando, credo sia quella la soluzione. Esatto. Cioè, cioè, sposti, vai, esatto, via. Tirando fuori tutto. Lasci, esatto. Perché noi sì portiamo un contenuto contemporaneo, moderno, ottimo, però c'è la base, una tradizione. È molto legato infatti alle tradizioni. Esatto, c'è un concetto filosofico proprio che sta alla base di questo, e noi vogliamo portare anche ovviamente tutto ciò che riguarda sia questo aspetto tradizionale, questo aspetto filosofico, concettuale,
ma la praticità sì, poi, diciamo già che con questa carta avete fatto 7 Ramino e tutto quanto esatto, insieme no? Esatto. Cioè, siete bello esatto. Primiera e Napoleone esatto. Però ne avete un'altra anche di carta sì. Abbiamo un'altra chicca che lascio lei perché lei è quella sempre più che la so spiegare meglio sicuramente la so spiegare ok meglio. Noi siamo stati abbiamo avuto il piacere di conoscere Luca Vecchi uh-huh. Che il grande pubblico conoscerà come membro fondatore dei The Pills, questo collettivo di videomaker che fanno video comici diciamo su YouTube, sono approdati in televisione, sono approdati al cinema. Quello che magari la gente non sa è che Luca Vecchi è un grande appassionato di Giappone. Lui ha praticato per 12 anni mi pare Aikido, Jiu-Jitsu tradizionale, che è praticamente un'arte marziale che ti insegna anche tutte le strategie del campo di battaglia, le armature, queste cose qui. Quindi veramente grande appassionato, è stato in Giappone tantissime volte e da 5 anni porta avanti un progetto fotografico, quindi videomaker, sceneggiatore e anche fotografo. E porta avanti questo progetto fotografico che si chiama Okasama e mette in comunicazione la figura femminile in una condizione come quella della maternità, che quindi è una condizione in cui la figura femminile è molto fragile ma allo stesso tempo forte, che si carica di grandi responsabilità, e la figura invece del samurai, quindi sono queste fotografie di donne in dolce attesa in abiti tradizionali militari giapponesi. Direi perché so che mi avete portato un bellissimo regalo, abbiamo un'intervista proprio sì. Sul tema e possiamo anche vedere qualcosa di queste opere. Certo, appunto, assolutamente. Assolutamente. Jason, se tu sei pronto facci vedere appunto Luca Vecchi e la sua, come detto, si chiama? Okasama, che vuol dire madre. Onorevole madre. Onorevole madre, prego. Bam, 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 bam. Come tutti i bambini figli insomma degli anni 80 in qualche modo comunque sono venuto a contatto con il Giappone per diversi motivi, per l'animazione, per il cinema, per anche soltanto la fascinazione, cioè il boom delle arti marziali negli anni 70-80. Poi l'ho praticato anch'io, l'ho praticato per 12 anni studiando Jiu-Jitsu antico, si parlava anche di campo di battaglia, quindi le armature, le varie armi utilizzate nel Giappone feudale. Finalmente ci sono stato in Giappone, è un paese fighissimo, cioè sembra di stare su un altro pianeta. Siamo diametralmente opposti a loro e questa è la cosa che mi ha più interessato da sempre. La fotografia era il modo migliore per cercare di racchiudere diversi concetti e sintetizzarli in un'immagine singola, fissa. In realtà quello che cercavo io era che fosse una esperienza immersiva, come se facessi una passeggiata a spasso per il museo in notturna e avessi l'impressione di vedere questi corpi sospesi nel buio. Quello che mi interessava era la questione diametralmente opposta tra l'armatura e la guerra, che comunque sia di solito spaventano, mentre la madre è fondamentalmente una figura rassicurante. Il messaggio che viene fuori, vabbè adesso sembra che sto inventando, comunque il messaggio che c'è dietro, è che il samurai aveva un rapporto particolare con la sua spada. Cioè esisteva soltanto una spada per il samurai e lui pensava che dentro ci fosse l'anima, quindi era qualcosa di cui si prendeva cura giornalmente. E una buona madre credo che faccia questo fondamentalmente. Ci vediamo il 9 giugno al Magnolia, alla festa del Giappone. Beh, insomma, direi due carte davvero davvero vincenti. Sì. Sì. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi di Noraneko, che sono i realizzatori della videointervista. E appunto e soprattutto che siamo... la cosa importante è che adesso Luca vuole comunque di nuovo tornare a Milano dopo la festa del Giappone al Magnolia, quindi prossimamente si organizzerà, perché quell'intervista l'abbiamo fatta qualche settimana fa alla Bigallery qui a Milano, prossimamente ritorneremo in qualche galleria per appunto mostrare. Ecco, ma allora Gianluca, facciamo per tutti i complimenti a Luca Zecca, che ha spiegato perfettamente appunto la mostra. L'ho fatta parlare apposta. Sarà un motivo, sarà responsabile della comunicazione esatto, lei, no? Quindi infatti. Invece te chiedo, quando appunto sarà degli eventi, raccontaci di nuovo e bene come funzionerà la festa del Giappone okay. Del 9 giugno, dacci anche le coordinate. Esatto, allora, dalle 11 del mattino fino alle 22 di sera si può accedere al Parco di Roscano, dove appunto è situato il Circolo Magnolia, quindi tra sostanzialmente Segrate e Milano.
La cosa che vorrei fare anche qua, cioè, sottolineare per l'ennesima volta è che a differenza dell'anno scorso noi quest'anno abbiamo inserito le fasce orarie. Perché? Perché essendo un evento che tiene tutta la giornata è importante non creare delle code agli ingressi, perché comunque è giusto non fare delle code chilometriche lunghe tantissimo tempo, però Molto controtendenza, perché ormai Milano fa le code dietro la moda, è sì. diventata per colpa del Giappone, diciamo, ricordiamo il famoso padiglione Giappone dell'Expo. Da lì è mai diventata una. No, Esatto, quindi si potrà. grazie, anzi, per questa cosa, Grazie, perché non potevamo più prego, prego. di code. Si può comprare il biglietto in prevendita, basta Ok. inserire la fascia oraria che si preferisce, ovviamente dal momento in cui si entra poi si può restare fino alla fine, Ok. questo non implica Sì, non ti il buttano dovere. fuori, no, no. Esatto. Però Non è è una piscina che a un giusto. certo punto tutti fuori entrano Mettiamo poi un dopo. Infatti, È no, non giusto perché segnale. così almeno noi sappiamo, ci facciamo un'idea prima di quanta gente verrà a una determinata ora e siamo pronti per fornire il servizio migliore, Esatto. ovviamente. Ricordiamo, non è la festa del sushi, ci tengo a sottolineare, ho capito che è molto importante questo, nel senso che appunto è molto interessante questo legame con le tradizioni che Sì. avete. E appunto, durante la giornata cosa possiamo trovare all'interno della Abbiamo festa? organizzato ben quattro palchi. I primi tre, che sono il main stage sostanzialmente, altri due più piccoli, riguarderanno dei talk, quindi si parlerà con Luca, quindi si potrà sentire l'intervista a Luca, si parlerà del sake, si vedrà anche uno show cooking proprio di bento, quindi cucina comunque tipica, esatto. Famosa schiscetta La schiscetta giapponese, portiamo la giapponese. schiscetta giapponese. Magari poi diventerà anche questa di moda, no? Posso che farsi la schiscetta Beh, io qua in normale? ufficio c'è già gente che viene col bento con dentro però la roba, Fantastico. con dentro la cotoletta, Fantastico. invece, no? Ci sarà, come abbiamo detto, il nostro presidente che farà la cerimonia del tè. Ci saranno dimostrazioni appunto di vestizioni di yukata, noleggio anche di yukata per provare a fare foto, insomma. E poi c'è un altro palco che è il palco dei workshop, quindi attività, ristrette, a numero chiuso, a pagamento, che riguarderanno quindi l'arte del kintsugi, quindi riparare ciotole con appunto la polvere d'oro piuttosto che con altri pezzi di altre ciotole, licche, quindi il metodo KonMari. E poi abbiamo detto, mettiamoci anche qualcosa di giovanile, Pop. il pop, il manga. Quindi ci Quindi. sarà un piccolo workshop di disegno manga con il character design, quindi come sviluppare. Un'altra cosa che magari non tutti sanno è che ci sono proprio dei tipi di disegno caratteriale, nel senso che i personaggi di un qualsiasi manga si rifanno a determinate caratteristiche e le caratteristiche psicologiche di un personaggio in realtà si riflettono nel modo in cui viene disegnato. Quindi questo si imparerà a fare, il 9 giugno. Anche questo. Poi Poi come vai, vai. finisco con, vabbè, oltre alla mostra fotografica di Luca, che sia, è ovviamente come dire, un ingresso, anche un biglietto da visita per lui qua a Milano, ma soprattutto ci tengo a ricordare, è come dire, andare controcorrente quella che potrebbe essere la visione anche un po' artistica del Giappone, cioè una provocazione che noi vogliamo anche un po' dare al pubblico. La mostra fotografica del nostro presidente Alberto Mora, che lui è un grandissimo e bravissimo fotografo. Anche il fotografo. Fa tutto, è proprio un mecenate a livelli estremi. E poi arti marziali, dimostrazioni del Jodo, che è un'arte marziale poco conosciuta qua in Italia. Abbiamo chiamato uno dei più grandi maestri dal Piemonte, il signor Lamparelli, che verrà appunto con la sua scuola di Jodo a far vedere com'è dal punto di vista teorico e poi ovviamente pratico. E come grande finale, i tamburi di Taiko Lecco. Ah, Quindi ci sarà una dimostrazione sia di di tutto. tamburi Davvero tanto. effettivi, ma anche una rivisitazione di questa sorta di spettacolo con musica elettronica. Quindi c'è anche un mix tra anche lì tradizione Sì. e modernità. Cornice di tutto questo, ovviamente l'area market, quindi un Ok. mercatino dove ci sono cose più tradizionali, cose ovviamente in stile più Quindi anche contemporaneo. qualcosa di manga E troveremo? un'area, Sì, sì, ok, quindi e diciamo un anche pubblico sì, ristretto. assolutamente, e poi un'area food Oh, ovviamente quella è l'unica che interessa a me, attrezzata, tutto. ecco. No, scherzo. Quindi ci sarà E anche il sushi ci comunque? sarà Ah, anche il ok, ci sushi, sarà anche il certo, fagiolo. cioè ci sono, ogni Ok. stand ha un cibo diverso, sono tanti, il numero non me lo ricordo, però ovviamente sono
più del doppio di quelli che c'era l'anno scorso, quindi insomma, veramente ci siamo dati da fare. In apertura voi diciate appunto che la nostra associazione è per la tradizione, come che dire, autentica, appunto, identità autentica. Allora cerchiamo di sfatare qualche mito a questo punto, qualche mistificazione. Dai, che facciamo sbagliando anche magari in buona fede, ma che comunque, allora, facciamo la prima, l'errore più classico, il, a livello linguistico, usare il plurale per delle parole giapponesi tipo le geishe, i kimoni, sono delle cose che a un giapponese farebbero accapponare la pelle, perché ovviamente dicendolo all'occidentale, ma non esiste il plurale. Okay. Quindi le geisha, okay, i kimono, così come il samurai, che è già plurale di suo, è il samurai o i samurai, non cambia assolutamente. No, assolutamente. E questo è già il primo impasse di cosa. Poi banalmente il sushi. Parliamo del sushi, no? È amatissimo qua in Italia, Milano ha sfondato oramai da anni, cioè è la cosa, io in primis, che preferisco di più in assoluto, forse di più della pizza, okay, e qua è brutto da dirlo, però è una confessione. E, in Giappone il sushi non è così popolare, insomma, è sicuramente un cibo che si mangia, ma è qualcosa di più elitario, è un po', faccio il paragone con o vai all'all you can eat o vai nel ristorante sushi, buono sicuramente, ma dove mangi la carta, quindi costa molto di più. Okay. Lì è il ristorante alla carta dove costa molto di più. E anche regionale il sushi in Giappone, oppure è una cosa imparata abbastanza? Credo che sia più nelle grandi città, che nelle grandi città sicuramente. E poi in realtà il Giappone ha una tradizione, come penso pochi paesi, come l'Italia sicuramente, ci sono delle tradizioni culinarie regionali molto interessanti, nel senso che ad esempio il takoyaki, che è la polpetta di polpo, è tipica di Osaka. Ci sono anche lì loro. C'è praticamente è proprio il piatto tipico di Osaka. Sì, esatto. Quindi ci sono anche quelli che per noi magari sono cibi, come appunto il takoyaki, che è un cibo già più meno famoso, però che sta prendendo piedi in Italia, comunque è una tradizione regionale, come le lasagne, che si possono mangiare ovunque, è vero, però tradizionalmente hanno una collocazione geografica. Ecco, quello che è un ristorante romagnolo, ad esempio, esatto. Per caso, ecco. Esatto, quindi è una tradizione molto stratificata, perché comunque, anche come in Italia, di città in città, cambia tantissimo l'offerta culinaria che si può trovare. Insomma, ne facciamo tanti, appunto. Sì. Come fate a sopportarlo questa cosa? Cioè, deve essere difficile per due come voi che hanno studiato. Tanta pazienza. No, siamo in realtà noi i primi ignoranti, non vogliamo passare per quelli che ne sanno tantissimo. Forse il nostro presidente è un po' più sopra di noi, che ne sa da più tempo. Semplicemente io penso che quando ci si approccia a una cultura diversa, la si può anche non conoscere, però il rispetto e comunque la voglia di imparare ti portano sicuramente a fare un passo indietro, a riconoscere i propri limiti e dire ok, imparo, spiegatemi tutto perché non ne so niente. E poi funzioniamo molto così, bene come team, ci siamo proprio trovati e riusciamo a gestire pressione di contattare artisti, trovare spazi. Sì, poi ci sono anche da parte della comunità giapponese, ovviamente, cioè magari quello che ritiene che una determinata arte è più importante di altre, o una percezione anche semplicemente occidentale. Cioè è capitato a una persona che diceva ma l'origami è la cosa più importante, sono tante cose, non c'è solo l'origami, ovviamente se uno fa origami quella è, però sicuramente una delle cose più affascinanti del Giappone è proprio questa varietà che si può trovare sia a livello proprio locale, che vai in Giappone trovi tante, c'è un'offerta vastissima, sia appunto di intrattenimento anche qui sul territorio italiano, sempre più Giappone nei ristoranti, sempre più Giappone anche nei festival. Quindi allora appunto siamo in chiusura, Gianluca ricordaci appunto il mio stream in chiusura. Festa del Giappone, 9 giugno al Circolo Arcimagnola di Segrate, proprio alle porte dell'Idroscalo, dalle 11 fino alle 22, trovate tutte le informazioni sul sito di Giappone d'Italia, sul sito del Magnolia, su Facebook, Instagram, tutto. Taggeremo tutto appunto in questa diretta, in modo che appunto potete collegarvi e avere tutte le informazioni direttamente da Giappone Italia, così che appunto c'è da prendere, si può prendere già il biglietto online, mi dice, si può prendere il biglietto in prevendita per l'ingresso, ricordo fascia oraria, così che da non puoi creare code e via dicendo, e sia anche per i workshop, che sono a numero chiuso.
Perfetto, davvero, grazie mille allora per essere qui con noi. Grazie. Ci si vede allora il 9 giugno al Circo Magnolia per la festa del Giappone, sì, organizzata da Giappone in Italia. Grazie davvero, grazie. Non vedo l'ora di venire a scoprire tutte queste varie carte nell'assi nella manica che avete messo sul tavolo per vincere davvero una grande sfida interessante. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna lunedì sera, perché questo ci fermiamo questo weekend, perché lunedì Milano News trasloca, ci spostiamo a Nolo, nord of Loreto, perché seguiremo tutta la settimana il Nolo Fringe Festival e quindi saremo tutta la settimana in diretta dallo spazio Hug di via Venini, anzi veniteci a trovare in via Venini 83, saremo lì e da lì vi racconteremo tutto quello che succede a Nolo per il Nolo Fringe Festival. Grazie mille, allora buon weekend a tutti.